video. Questo è il video dei preferiti del mese in collaborazione come sempre con la mia dolcissima Dora, che saluto, che qui trovate come Dora Makeup 981. Vi lascerò qui il link del suo video e giù nell'info box il link al suo canale. Dubito che qualcuno non la possa conoscere, se così non fosse mi raccomando andate a vedere il suo canale perché merita tantissimo. È una ragazza, è una mamma super, quindi perché perdersi una persona così? I suoi consigli sono preziosissimi, io mi ci trovo davvero benissimo. Ogni prodotto che mi consiglia trovo un riscontro positivo in quello che dice, ogni volta che mi indica un prodotto, che mi suggerisce un prodotto. È simpaticissima, è dolcissima, impossibile non affezionarsi a Dora. E questo come sempre è il nostro angolino mensile, il video sui prodotti preferiti del mese trascorso, quindi in questo caso del mese di settembre. Vi mostreremo sia io che Dora tutti i prodotti che ci sono maggiormente piaciuti in questo periodo, di varie categorie che possono essere viso, corpo o capelli. Direi iniziamo subito perché i prodotti sono veramente tanti. Direi dal viso, ho scoperto due nuovi prodotti di cui mi sono follemente innamorata. In realtà uno è un siero che ho già visto da 91 Martina S, ciao Marti, un bacio grandissimo, e l'ho voluto provare e veramente non ne posso più fare a meno. Sto parlando del siero di Biofficina Toscana. Io ho preso quello per pelli reattive e delicate, all'interno c'è tocoferolo, camomilla, calendula. È un prodotto certificato ICEA, cruelty free, vegan, senza parabeni, senza siliconi, SLS, SLS o PEG. Il profumo è molto molto delicato, sì, appunto si sente un po' di camomilla. La mia è la mia boccettina è con il packaging rosa, non lo vedrete mai, suppongo, io sto guardando qui perché ho il computer, ed è siero riequilibrante e sono 30 ml, ne bastano veramente, io metto 3 gocce sul palmo e lo applico sul viso a prima mattina e anche la sera. Lenisce la pelle, infatti qui c'è scritto uso versatile con estratti biolenitivi, lo potete unire alla vostra crema viso. Ottimo veramente come prodotto e non lo avevo mai provato un siero così, non ingrassa assolutamente la pelle, per di più è anche un prodotto bio, quindi sulla pelle non ci spalmiamo dei siliconi o dei parabeni. Promosso, promossissimo, veramente preferito del mese questo siero di Biofficina Toscana. In combo con il siero vi mostro il contorno occhi di Biofficina Toscana, anche questo certificato ICEA, cruelty free, senza parabeni, siliconi, PEG, polimeri sintetici. Questo è all'olivello spinoso bio toscano. In combo con questo siero danno al viso una freschezza e risveglia anche lo sguardo. Questo contorno occhi veramente dà un senso di freschezza, non appesantisce ovviamente lo sguardo nella zona interessata, mi ci trovo davvero benissimo. E questo è un contorno occhi antirughe, ha una profumazione delicatissima, sa un po' di albicocca ma non dà assolutamente fastidio, almeno per me. Promossi e preferiti del mese, quindi questi due, siero e contorno occhi di Biofficina Toscana. Poi per gli occhi, sto prendendo un pochino random i prodotti, per gli occhi questo prodotto qui conosciutissimo che è il matitone Milk della NYX, comprato da Douglas in Germania quando sono stata quest'estate. Ottimo anche come rima interna, io ce l'ho attualmente, ma è ottimo anche come base. Una volta spalmato su tutta la palpebra è ottimo come base per far risaltare quei colori pastello molto tenui. Questo è lo swatch della matita, un bianco latte appunto per questo Milk. Ottima davvero, non ricordo quanto l'ho pagata, ma in Italia la NYX la potete trovare nelle varie profumerie Douglas o altrimenti proprio dal sito NYX online. Non costa eccessivamente e per ora mi ci sto trovando davvero davvero benissimo. Sempre per gli occhi vi propongo un prodotto validissimo ed è un ombrettino che mi è arrivato in omaggio sull'ultimo ordine di neve che ho effettuato con la palette duochrome. Se non l'avete visto il video magari ve lo lascio qui.
ed è l'ombretto in polvere libera chai tea ed è un color marroncino biscotto. Ora ve lo swatch e ve lo faccio vedere. Perfetto, cioè il marroncino perfetto per la piega dell'occhio. Io infatti lo sto utilizzando quelle mattine in cui vado di fretta, in cui applico solo un po' di mascara, un po' di bianco e punto luce e metto questo nella piega. Ed è praticamente il trucco che io ho oggi, non credo che con questa luce purtroppo riusciate a vederlo. Ed è veramente un ombrettino che è stata una scoperta fantastica dell'ultimo periodo. E mi sento di consigliarvelo perché Neve propone sempre degli ottimi prodotti. È bio, è vegan, ottimo prodotto, senza diciamo schifezze all'interno come ingredienti. Poi per il viso ho utilizzato tantissimo, il preferito del mese è il Soft and Gentle di MAC, credo sia l'illuminante degli illuminanti, conosciutissimo su YouTube. È un prodotto fantastico, è una cialda enorme, il Soft and Gentle è un mineralized skin finish. Soft and Gentle di MAC è un prodotto che costicchia un po', intorno ai 30 euro, ma penso che una cialda del genere vi duri una vita. È luminosissimo, davvero, lo potete vedere anche da qui, quindi preferito, fantastico, è il Soft and Gentle perché è un prodotto che non può mancare, soprattutto utilizzato, non dico di giorno, ma di sera, dà una luce al viso formidabile. Per gli occhi ho optato per un look quasi sempre nude in questo periodo di settembre, quindi io vi mostro la mia palettina preferita, molto molto economica, e sto parlando di H&M, che è questa qui, molto molto low cost, costa meno di 5 euro ed è una palette comoda anche da portare perché come potete vedere è molto molto piccola, con ombretti, due matte e tre satinati, molto molto carina, quindi il prodotto preferito del mese è questa palettina qui di H&M. Il viso ho utilizzato tantissimo la Bahama Mama, so che questa è una terra che adora tantissimo anche Dora, a parte il packaging di The Balm che è fantastico, carinissimo in cartone con questa pin-up. La terra si presenta così, come un marrone freddo senza glitter, perfetto per scolpire il viso. Io mi ci trovo davvero molto bene, anche questa non è proprio low cost, 14-15 euro, però dura veramente tantissimo, ne basta poco perché è molto molto pigmentata, scrivenza e durata notevoli, un prodotto che dire che penso di promuoverlo sempre, è la terra che utilizzo più spesso quando so il momento in cui devo avere il trucco quasi perfetto per tutta una serata, io utilizzo sempre questa. Come blush vi ripropongo questo qui, Blush Up della Essence. Ho utilizzato di nuovo questo blush perché come potete vedere avendo due tonalità, dall'aranciato al fucsia, potete miscelare bene e utilizzare un blush più tendente all'arancio, più tendente al fucsia, pigmentatissimo e super super low cost. Mi ha particolarmente sorpreso perché pur essendo della Essence e pur essendo diciamo un blush low cost, mi dura tantissimo e non lascia delle chiazze, perché di solito quando il blush svanisce mano a mano la polvere cade e di solito resto a chiazze, e questo assolutamente non mi crea di questi problemi, anzi è quello che indosso anche oggi. Mi piace tantissimo perché potete modulare, ripeto, in due colorazioni, mi piace veramente veramente tanto. Labbra, io vi mostro la pastello peperoncino. Chi mi segue sa che adoro queste matite di Neve, sia come matite normali che come rossetti. Questa è la matita peperoncino ed è un rosso scarlatto, rosso fuoco, mi piace tantissimo e l'ho utilizzato molte volte per contornare le labbra e utilizzare poi riempirle con il moisturizing lipstick di Elf nella colorazione Velvet Rope, che è questo rosso fuoco acceso, come potete vedere molto molto simile alla matita peperoncino di Neve. Mi è piaciuto tantissimo, questi qui sono i nuovi rossettini di Elf, idratano, sono carini, pigmentatissimi, confortevoli sulle labbra, già alla prima passata il colore è pieno, non è trasparente assolutamente, non sbavano,
per un prezzo anche questo molto low cost, perché Elf è un brand low cost. Mi sono piaciuti entrambi insieme tantissimo. Sempre per le labbra una scoperta, chi mi segue sa che spesso faccio acquisti della marca di Brochet, e ho voluto provare questo rossettino qui dal packaging molto molto elegante, che è un oro rosso. Questo si chiama la colorazione Grand Rouge, Rouge Gourmand, della 33, ed è quello che indosso oggi, ed è un color lampone, e devo dire che anche la profumazione è fruttata e sa veramente di lampone, mi ricorda i frutti rossi. Il colore è questo qui, bello pieno, fa le labbra velluto, ma dura veramente tantissime ore. Io non avevo mai provato un rossetto di questa linea di Brochet, ma penso che ne prenderò assolutamente almeno un altro, perché veramente mi ci sono trovata tantissime. Non pensavo minimamente che potesse avere questa resa sulle labbra. Mi piace veramente tantissimo, lo sto usando praticamente tutti i giorni, non solo la sera, sebbene sia un colore molto forte, anche di mattina. Mi piace veramente tantissimo, ripeto, è la colorazione 33. Sempre per il viso, anzi per la pulizia del viso, io vi mostro, ve l'ho già fatta vedere probabilmente, ed è un latte protettivo dei provvidenziali bio con questo pandino. Questo in realtà è un latte della linea Bimbi e non è l'unico prodotto che utilizzo, infatti dopo vi farò vedere un altro prodotto sempre per la linea del bambino, Bimbi, per la cura del viso, ed è ideale per pulire, per idratare. È un prodotto bio, certificato, cruelty free, anche questo super super low cost, lo potete trovare dall'acqua e sapone. Lo utilizzo insieme ad un tonico e non ha nulla da invidiare ad un latte detergente normale, anzi questo ha ingredienti, ha buoni ingredienti, ha un buon inci, mi ci trovo davvero benissimo e volevo condividere con voi il prodotto preferito. È questo latte con il panda dei provenzali, ottimo davvero. Per il corpo, questo bagno schiuma della Omia Laboratories, che è il bagno seta con olio di argan senza SLES, parabeni, coloranti sintetici e siliconi, con olio biologico estratto a freddo, che è questo qui, come potete vedere è quasi finito. È un bagnoschiuma molto delicato, lascia la pelle veramente morbida, idratata, sembra quasi davvero come se applicate sotto la doccia un olio da massaggi, ma in realtà è proprio il bagnoschiuma. Ottimo davvero, anche questo è un prodotto low cost, lo potete trovare tranquillamente all'acqua e sapone, è bio, da agricoltura, quindi biologica. Mi piace veramente tantissimo, è di questa marca, ho provato vari prodotti e li sto ancora testando, ma in linea di massima è una linea che mi sta piacendo davvero tanto e che consiglio, almeno per quanto mi riguarda questo prodotto in particolare, consiglio vivamente, perché è low cost però è un prodotto veramente valido. Poi, sempre per la linea Bimbi e sempre per la cura del viso, vi mostro queste salviettine qui della Fria. Sono per viso, senza parabeni, PEG o alcol. Struccano davvero qualsiasi tipo di make up, non mi hanno provocato nessuna irritazione al viso. Ho struccato anche gli occhi, rimuovono il mascara senza rossori, senza bruciore agli occhi. Penso di ricomprarle perché mi sono trovata benissimo. Poi è un pacco da 72, quindi dura anche parecchio, costano pochissimo, io mi ci trovo benissimo con la marca Fria. Avevo io sbagliato a prendere la linea, ma devo dire, contenta di aver sbagliato, perché è un prodotto comunque mi ci sto trovando proprio bene. E ultimo, ve la mostro qui, ve la mostro qui, è come profumazione del mese. Mi sta piacendo tantissimo questa candela dell'Herbolaria, nella profumazione ortensia, molto ovviamente floreale, delicata, profumo avvolgente, però non è stucchevole, quindi è piacevolissima, diciamo, per i sensi. Questa quindi come profumazione preferita del mese. Erano tutti i miei prodotti, spero di avervi tenuto compagnia. Scrivetemi sotto se avete qualche consiglio, se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato io, così magari ci aiutiamo fra di noi. Io vi ricordo qui il video di Dora, mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Mando a lei
un bacio grandissimo, enorme, e mando anche un bacio a voi e mi raccomando, seguitemi su Instagram se vi va, sempre con il nome Lilla Cupcake, iscrivetevi al canale o lasciatemi comunque un commento. Spero di avervi tenuto compagnia, ci rivediamo al prossimo video, ciao ragazze!